sguardo, a volte inedito. Sono progetti che restano appunto accantonati, che sono a metà, no? Tra le ricerche per una pubblicazione, per un libro o anche per appuntamenti espositivi. Invece questa sera avremo modo di ripercorrere l'attività dell'artista secondo un taglio un po' particolare che ho voluto dare a questo incontro. Mi ha sorpreso molto quando sono entrata perché non l'avevo capito, ma trovare qui l'opera originale. Infatti entrando, mentre mi avvicinavo all'inizio pensavo fosse un manifesto, poi sono salita e ho detto ma è quello vero, è proprio qui di fianco. Che emozione, perché lavorando appunto in un museo del Novecento che è un museo civico e quindi con le stesse problematiche, le stesse difficoltà, mi sono proprio chiesto ma come avete fatto, come siete riusciti a fare un'operazione di questo tipo, perché davvero i problemi da superare non sono da poco e quindi complimenti proprio per la regia e per aver saputo affiancare a questo intervento appunto anche l'opera originale da poter vedere che è davvero una cosa da gustare. È un quadro davvero molto bello nella produzione dell'artista, anche se arriva poi alla fine di una lunga carriera. Io allora inizio. Si avvia la presentazione, ok? Appunto questa serata è dedicata a questo lavoro di Mario Sironi. Il titolo stesso rimanda, come è stato già ricordato, alla commissione che è arrivata dal collezionista Verzocchi, che nel 1949 invia a tutta una serie di artisti che sono ritenuti i maggiori rappresentanti dell'arte italiana dei primissimi anni del secondo dopoguerra, questa richiesta di realizzare un'opera con il tema del lavoro, con la piccola richiesta aggiunta che compaia il mattone che era oggetto della produzione e fonte del suo essere una benestante, del suo essere imprenditore, della sua fortuna acquisita e che però lascia agli artisti la massima libertà di espressione secondo le proprie forme e le proprie modalità. Vediamo appunto Mario Sironi che decide di affrontare questo tema in una composizione un po' particolare. Devo dire che tra gli artisti che aderiscono e che rispondono e che sono invitati da Verzocchi ci sono davvero grandi artisti, appunto da De Chirico a De Berio, come avete potuto vedere, ma si arriva anche a Guttuso, perciò giovani artisti che si presentano sulla scena artistica nel secondo dopoguerra. Mario Sironi forse è quello a cui questo tema calza di più di tutti gli altri. Questo perché? Perché nel corso della sua carriera Sironi affronta il tema del lavoro e la rappresentazione del lavoro davvero in tante diverse occasioni. Si inizia dalle opere degli anni 20, adesso che avete una piccola selezione, ma poi dopo avremo modo di approfondire, con dei paesaggi che sono i tipici paesaggi di Sironi, ma dove compare il lavoro nel senso di anche bucolico del termine, per poi passare alle grandi commissioni decorative come gli affreschi realizzati per le triennali milanesi, fino alle vetrate musive, fino alla realizzazione di vetrate, alla realizzazione di mosaici per alcuni edifici. Alcune di queste opere sono ancora visibili, altre invece sono andate perdute. Mario Sironi nasce a Sassari nel 1885. In realtà poi passerà quasi tutta la sua vita a Milano, dove arriva subito negli anni 10. Nasce a Sassari perché il padre, che è ingegnere, si trova in quel momento sull'isola Sarda per alcune commissioni di lavoro e la famiglia si trasferisce con lui. Non è da poco il fatto che il padre sia ingegnere e infatti lo stesso Sironi intraprenderà gli studi di ingegneria al Politecnico e questa è una caratteristica che poi troveremo anche nel suo modo di affrontare alcuni determinati percorsi e alcuni temi all'interno della sua pittura. Inizia appunto
incontrano proprio dopo che ha lasciato l'università a Milano e si sposta a Roma, dove a Roma entra nello studio di Giacomo Balla insieme ad altri tre grandi amici, uno è Umberto Boccioni e l'altro è Gino Severini. Nello studio di Balla ha inizio infatti quella che è la vicenda del movimento futurista. Giacomo Balla, che è di una generazione più anziana rispetto a Sironi, Boccioni e Severini, introduce i tre giovani artisti alle modalità, ai modi pittorici del divisionismo, che era allora il modo moderno di fare pittura. Il manifesto futurista viene pubblicato nel 1909, viene firmato tra gli altri da Umberto Boccioni. Mario Sironi non firmerà mai uno dei manifesti futuristi che vengono pubblicati, però già nel 1914 aderisce a una delle prime mostre in cui espone proprio con opere futuriste alla Galleria Sprovieri a Roma. Nel 1915 si trasferisce in modo definitivo a Milano, dove appunto prende parte al movimento futurista ed entra anche nel gruppo del movimento insieme a Marinetti, insieme a Boccioni, prende anche le fila un po' della direzione del movimento. Nel 1915 si arruolerà, come quasi tutti i futuristi, nel battaglione dei volontari ciclisti, si arruolano proprio come volontari per poter combattere proprio nel loro spirito così di iniziativa, l'idea di dare un aiuto concreto a quello che è la guerra in quel momento, e appunto segue le vicende degli amici. Gli anni del futurismo sono contraddistinti da una pittura che si sta ancora formando, ma sicuramente diventa uno dei protagonisti. Vediamo qui nell'opera a sinistra un ritratto della madre che cuce, è un'opera del 1905-1906 ed è ancora una fase di passaggio appunto tra quelli che sono tenti più divisionisti, quindi abbiamo ancora una scomposizione del colore per tratteggi, la figura è ancora molto riconoscibile, è un soggetto appunto anche comune in quegli anni, perché sia Boccioni che Soffici, tutti ritraggono quello che vedono, e quindi le madri in genere in quegli anni sono o sarte o cucitrici, e quello è il soggetto che sono più abituati a frequentare. A destra invece abbiamo già un'esposizione più mossa, più agitata. Si tratta di una ballerina, in realtà sono una serie di figure che si muovono, si riconosce la ballerina. Che facevamo quasi fatica a riconoscere nella confusione dei segni
e dei gesti, qui ritornano le forme, abbiamo una ballerina che è quasi più un manichino, e infatti sono gli anni della metafisica, sono gli anni di De Chirico, e quindi sono gli anni che riportano la questione del riconoscimento dell'oggetto all'interno di un dipinto. E qui abbiamo una ballerina che è comunque sempre un po' scomposta, perché questo braccio non sappiamo esattamente come è girato, è una ballerina che è in equilibrio su una corda, e questo era uno spettacolo che era comune nei cabaret del tempo, era un'occasione di divertimento nei locali notturni di quegli anni, e viene appunto rappresentata in un precario equilibrio, in realtà con delle scarpe che difficilmente forse usavano per questo tipo di spettacolo. Sono gli anni appunto in cui si ritorna alla forma, questo è un ciclista, che anche questo è un soggetto moderno che è molto caro ai futuristi, in realtà qui inizia ad essere anche un pochino più statico Mario Sironi, anche qui la bicicletta, se guardiamo bene ci chiediamo un po' come possa fare a stare in piedi, perché non ci dà l'idea del movimento, l'unica cosa che ci dà l'idea del movimento è il fatto che non ci sono i raggi delle ruote perché si stanno muovendo e quindi non li vediamo, però tutto il resto della composizione è piuttosto già ferma, così come la Venere dei Porti, che è una prostituta che aspetta i marinai sulla banchina del porto e che è però rappresentata anche con una modalità pittorica molto nuova per il tempo, che è tipica anche delle espressioni futuriste, quindi che resta all'interno della produzione di Mario Sironi, perché è fatta anche di parti di collage. Quello che noi vediamo qui è un pezzo di un giornale, anche questo è il corpetto, è realizzato tutto con un pezzo di giornale, e la gonna sono dei cartoncini bianchi poi dipinti e incollati. In questo quadro la particolarità è stata che grazie all'incollaggio di questa pagina di giornale, che è un quotidiano spagnolo, è stato possibile anche datare l'opera, perché è stato riconosciuto l'inserto del quotidiano ed è stata datata al 1919. Era un'opera che era sempre stata attribuita tra il 20 e il 19, invece con questo riconoscimento è stata così datata in modo sicuro e certo. Il Novecento italiano. Facciamo un passo avanti perché alla fine della prima guerra mondiale il movimento futurista si sfalda, o perlomeno tutti quelli che hanno partecipato alla prima fase del movimento futurista. Umberto Boccioni muore nel 1916 in un incidente cadendo da cavallo, non in combattimento. Muore anche un altro protagonista dell'architettura futurista, che è Sant'Elia. Il gruppo perde la compagine e in più sono anni in cui anche la committenza viene meno. Alla fine della Prima Guerra Mondiale i pittori hanno anche bisogno di vendere, hanno bisogno di potersi sostenere, e quindi c'è anche la necessità di produrre delle opere che possano incontrare il favore del mercato. E da qui la necessità di tornare anche a dimensioni di opere da cavalletto e con dei soggetti che siano di più facile interpretazione. La prima mostra di quelli che poi si chiameranno i pittori di Novecento si tiene nel 1922 alla Galleria Pesaro di Milano, e appunto i sette pittori sono Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussic, Oppi e Mario Sironi. Mario Sironi diventerà uno dei protagonisti del movimento di Novecento italiano, titolo che è stato coniato in realtà da Dudreville, ma poi fatto proprio da Margherita Sarfatti, che è la grande critica di quegli anni, che porterà sempre in giro anche per il mondo il movimento del Novecento italiano, e che diventerà la critica di riferimento di questo gruppo di artisti, che già nel 1926, in occasione della prima mostra del Novecento italiano a Palazzo della Permanente a Milano, si allarga ad arrivare a includere 150 artisti, e quindi praticamente rappresenta quasi tutti gli artisti che in quel momento lavorano nel panorama dell'arte italiana. Si terrà poi una seconda mostra in cui si afferma il ruolo di protagonista di questo movimento, che nel 1929 sempre nei locali della Museo del Permanente di Milano.
Mario Sironi diventerà parte del direttorio e quindi farà parte anche della regia di tutto quello che gira intorno al movimento di Novecento Italiano, e quello che voi vedete qui è proprio il manifesto della mostra del 1926 che viene disegnato da Mario Sironi. Mario Sironi infatti non si dedica solo alla pittura, ma si dedica davvero a tutta una serie di sperimentazioni artistiche, tra queste appunto anche la grafica. Lo vediamo qui nel quadro di sinistra, un quadro realizzato proprio in questi anni ed è un autoritratto, e mentre a destra vediamo il ritratto di Margherita Sarfatti che realizza proprio nei primi anni. L'amicizia con Margherita Sarfatti determinerà anche l'ascesa dello stesso Mario Sironi anche presso Benito Mussolini. Margherita Sarfatti è molto vicina a Benito Mussolini, con cui intrattiene anche una relazione, diventerà sua ispiratrice. Infatti, tutta la politica culturale dei primi anni dell'ascesa del fascismo al governo sarà dettata proprio da Margherita Sarfatti, che non vuole arrivare a una arte di regime, ma che spera e cerca di portare in questa direzione, di lasciare una maggiore possibilità di massima libertà di espressione agli artisti che vi aderiscono. Cosa significa per Mario Sironi aderire al movimento del Novecento Italiano? Significa declinare la sua pittura in termini completamente nuovi rispetto a quelle che abbiamo visto finora con il futurismo e i primi quadri metafisici. In realtà sono quella produzione degli anni 20 e la produzione del Mario Sironi grandioso. Sono davvero quadri che produce di una grandissima qualità, di una grandissima qualità pittorica, di una sapiente composizione, che rimandano ai paesaggi urbani in modo particolare. I paesaggi urbani saranno proprio una delle sue caratteristiche. Sono paesaggi che sono intenti a rappresentare la modernità, come in questo quadro dove noi vediamo le gru. Vediamo il tram in primo piano e quindi sono proprio gli elementi della vita quotidiana di quel tempo, ma sono anche paesaggi come quello di Destri, pieni anche di una grandissima solitudine e quindi una descrizione di una vita sociale evidentemente che ha questa traccia e porta in sé quello che vede l'artista in quel periodo. Questo è il paesaggio urbano del 1925, ripreso poi da Mario Sironi nel 1929, ed è uno dei capolavori con cui Mario Sironi si presenta alla Biennale di Venezia nel 1928. La Biennale di Venezia è una delle manifestazioni più importanti fin dall'inizio del Novecento e tutto il movimento di Novecento nel 1928 partecipa con una sala. Questa è una composizione molto equilibrata. Abbiamo questi edifici che sono riconoscibili ma che sono anche pieni di ansia. Abbiamo tutta una serie di pareti che in realtà non hanno finestre o ne hanno pochissime. C'è un cielo blu molto intenso che ci fa da sfondo a tutta una scena che in realtà poi imbrunisce man mano che viene verso di noi. L'unico elemento, e che è anche l'elemento focale che attira la nostra attenzione in quest'opera, è proprio il tram giallo che abbiamo visto anche nel paesaggio prima che ci viene. Sono gli anni anche in cui la figuratività torna preponderante nelle sue opere. Margherita Sarfatti con il Novecento italiano sintetizza nella frase di un ritorno a un classicismo moderno quello che poi Mario Sironi realizza all'interno delle sue opere. Infatti la necessità di recuperare un'arte classica, una composizione formale che rimandi alla grandiosità della pittura italiana, però in forme moderne e quindi che sia attuale e che sia comune all'espressione artistica di quegli anni. Vediamo qui due figure femminili, da una parte abbiamo la donna confruttiera della Galleria d'Arte Moderna di Torino che è del 1923 e nell'altra invece abbiamo la Solitudine che è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma che invece è del 1924. Sono tutte opere che Mario Sironi insieme anche alla Lieva e alla Malinconia espone proprio all'interno dell'esposizione del Novecento italiano. Vi dicevo prima quanto è importante la composizione per l'artista.
Infatti, se noi vediamo tutte queste figure di donne, nei paesaggi veniva forse più facile, ma nelle figure di donne tutti i quadri sono sapientemente equilibrati. Abbiamo una porzione centrale dedicata alla figura, abbiamo tutta una serie di elementi sullo sfondo che rimandano ancora alla classicità. In questo caso abbiamo proprio una statua antica rappresentata all'interno del dipinto. E poi tutta una serie di oggetti che sono nature morte. Nell'immagine precedente avevamo la frontiera e anche qui ancora una rappresentazione di una statua antica, e poi una serie di oggetti che mandano invece alla pratica anche dell'architetto, che sono tutti elementi appunto che vengono e che si ritrovano nell'attività quotidiana dell'artista. Nella composizione a destra invece, che si intitola La malinconia o figura con paesaggio, abbiamo anche qui il tema del classico che diventa soggetto di quest'opera, con una rappresentazione appunto di una figura che potrebbe essere un nudo di una rappresentazione mitologica oppure di un'allegoria, non è ben chiaro, ma l'elemento della modernità in questo caso è sul fondo rappresentato da un traforo, che è sicuramente un elemento dei paesaggi moderni che in quel tempo cambiavano proprio il paesaggio naturale. Sono queste le opere che in questi anni Mario Sironi sta realizzando. Arriviamo infine, in questa carrellata delle opere degli anni venti, alla rappresentazione dell'architetto. Questa è un'opera di collezione privata, è un'opera che rappresenta una professione. E da qui inizia l'attenzione al tema del lavoro. Il tema del lavoro rappresentato non attraverso, come abbiamo visto e siamo abituati a vedere nell'arte della fine dell'Ottocento, in contesti sociali. Questa è l'opera di Emilio Longoni, appunto, di fine Ottocento, dove si vede lo sciopero dell'operaio, e quindi una pratica a cui ci aveva abituato l'arte di denuncia delle condizioni degli operai, delle condizioni del lavoro, per arrivare poi al Quarto Stato di Bellezza da Volpedo, che è dipinto nel 1901, quindi siamo assolutamente in un periodo precedente, però un bagaglio culturale, quello della denuncia sociale, che viene portato avanti anche dai pittori futuristi, per esempio. Queste sono due opere di Umberto Boccioni, quella a destra è Il crepuscolo, invece quella a sinistra è Elasticità, e già qui cambia la rappresentazione del lavoro e della modernità. Perché rappresentazione del lavoro? In questo quadro che si intitola Crepuscolo non si vede benissimo, ma purtroppo il quadro è meraviglioso, ma ha una vernice che rende davvero difficile fotografarlo. Si vedono tutta una serie di persone che all'ora del crepuscolo escono dalla città verso la periferia. Questo è un angolo di Milano riconosciuto e riconoscibile perché è Piazza Trento, appunto all'epoca periferia dove iniziavano a costruire, e qui c'è una casa in costruzione, le case sempre più all'esterno della cerchia del centro cittadino, e ci sono tutti gli operai che vanno verso casa al termine del lavoro. E questo siamo nel 1905. Nel 1912, invece, in Elasticità, la modernità, il lavoro, passa attraverso la simboleggiare la forza e l'energia. Sul fondo abbiamo le ciminiere delle aziende che oramai venivano costruite intorno alla città di Milano, abbiamo i tralicci dell'energia elettrica, ma al centro è la potenza del cavallo con il cavaliere. In questo passaggio abbiamo appunto poi l'arrivo alle opere che Sironi inizia a dedicare al lavoro. Sono ancora opere da cavalletto, sono ancora opere che rappresentano appunto il tema del lavoro in questo modo ideale. In questo contesto abbiamo l'aratura, e che abbiamo appunto il contadino con il bue che tira l'aratro, e proprio il contadino in un momento di riposo appoggiato alla pala della barca. La costruzione è quella che abbiamo visto delle donne degli anni 20 e 30, ma il tema centrale torna ad essere proprio quello del lavoro. Come vedete, avendo qui l'originale, il tema è affrontato in modo decisamente diverso, e poi arriviamo a capire un pochino perché. Questo è il pescivendolo. Vedete come la raffigurazione dell'architetto e del pescivendolo
pochi anni più tardi, perché è di 2 anni più tardi, del 1929, in realtà abbiamo l'ideale della figura umana che è rappresentata nello stesso modo. E quindi l'uomo diventa quasi una composizione architettonica in questo quadro, sono delle forme, è proprio come se stesse scolpendo una scultura con gli strumenti del pittore. Come si arriva però a un quadro così diverso come quello che realizza nel 1949? Si arriva passando attraverso quelle che sono le opere che Sironi dedica al tema del lavoro nella grande decorazione. Infatti, con il passare degli anni, dopo il movimento di Novecento, all'inizio degli anni 30, e grazie proprio anche al tramite di Margherita Sarfatti, che appunto, come vi dicevo prima, lo conduce, da Benito Mussolini e diventano proprio, anche si frequentano, diventano amici, frequentano proprio il salotto di Margherita Sarfatti. Mario Sironi diventerà illustratore e si occuperà delle copertine della rivista illustrata del Popolo d'Italia. Benito Mussolini era stato il direttore del Popolo d'Italia, così come di Gerarchia, un'altra delle riviste del Partito Fascista. Diventa quindi negli anni 30 uno degli fautori di un programma di rinnovamento dell'immagine e dell'ideale fascista. Attraverso cosa? Attraverso quell'idea di complementarità delle arti e soprattutto tra architettura e arti pittoriche, scultoree, con gli apparati musivi, davvero un recupero di un complesso così integrato di interventi. Le occasioni non mancano, negli anni 30 sono tanti i cantieri che vengono aperti, proprio per rinnovare le città, si costruisce tantissimo, ci sono grandi architetti che lavorano al rinnovamento delle città, ci sono tante città che vengono costruite ex novo, ma anche tanti centri cittadini che cambiano il volto, proprio per anche necessità nuove e moderne e quindi edifici che si adattino a contesti diversi. E in questa occasione vedremo come Mario Sironi prenderà parte di alcuni dei cantieri principali. Le attività di Mario Sironi con gli grandi architetti del tempo sono molti di più di quelli che vedremo stasera. Io ho selezionato una serie di interventi che hanno appunto a che fare con il tema del lavoro. Il primo che vi propongo è la realizzazione della grande vetrata dedicata alla Carta del Lavoro che realizza appunto nel 1931 e 32 per il Palazzo Piacentini, perché è stato costruito proprio da Marcello Piacentini e che oggi ospita il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Allora ospitava il Ministero delle Corporazioni. Ed è questo che vediamo. Questo edificio è stato voluto dal Ministro Bottai, che allora era il Ministro delle Corporazioni, proprio per ospitare il nuovo Ministero. Ministero che appunto ha una grandissima importanza, una grandissima politica nel determinare l'organizzazione del lavoro del tempo attraverso le corporazioni. Nel 1927 era stata promulgata la Carta del Lavoro, proprio per volere di firmata da Bottai, e come tema centrale dell'ingresso magnifico che si trova all'interno del Ministero e dell'edificio di Piacentini viene scelta proprio la rappresentazione della Carta del Lavoro. Mario Sironi realizza i disegni, la vetrata viene poi realizzata da un maestro vetraio che è Pietro Chessa Junior di Milano, una delle imprese familiari più longeve in realtà all'inizio del Novecento, ma che ha continuato per tutto il Novecento a occuparsi di vetrate decorative, ha lavorato anche per il Duomo di Milano. E cosa rappresenta Mario Sironi? Al centro abbiamo tutta una serie di immagini che ruotano intorno, mi auguro che la vediate, all'Italia che regge la Carta del Lavoro. Sul fondo c'è la città moderna, quello che si vede è la gru, le industrie, e invece, oh, scusate, poi dopo vediamo questo, sulla parte bassa invece c'è più un paesaggio rurale. Intorno ci sono le raffigurazioni delle professioni, e quindi alle 8
fasi in cui era stata divisa appunto la carta del lavoro. È una vetrata particolarmente scenografica, ma anche particolarmente importante dal punto di vista storico-artistico, perché non è semplicemente schematizzato, ma nella parte centrale in modo particolare, e lo si vede molto nei cartoni preparatori che abbiamo e che sono conservati presso una collezione privata, di cui qui appunto vi propongo due dettagli che forse spiegano meglio il soggetto. Questa è l'Italia che presenta la carta del lavoro, e questa appunto è la parte delle figure che sono intorno, e che e così appunto possiamo vedere come il chiaroscuro lavori davvero molto all'interno di questa proposta. E, ed è una delle prime commissioni che Mario Sironi ha per il ministro Bottai. In realtà è una collaborazione che poi porterà avanti nel corso di tutti gli anni 30 fino all'inizio degli anni 40. Un'altra occasione appunto in cui Mario Sironi si dedica alla grande decorazione è in occasione della quinta triennale di Milano del 1933. La Triennale di Milano è un appuntamento internazionale, e con l'edizione del 1933 diventa ancora più importante nella politica proprio delle relazioni con gli altri paesi. Era nata a Monza come Biennale d'Arti Decorative ed Industriali, ha quattro edizioni a Monza, appunto poi nel 1933 si decide di portarla a Milano, dove si edifica proprio un nuovo palazzo per poterla ospitare, che è il Palazzo dell'Arte, realizzato da un altro degli architetti che lavorano molto e che si prodigano per innovare l'architettura di quel tempo, che è Muzio. Di Franco vi propongo anche una fotografia del tempo, e questa invece è la Triennale come si presenta oggi. Video che, per farvi capire l'importanza della triennale di quel tempo, questo è il cinegiornale del novembre del 1932. Non ha audio, adesso dovrei riuscire a ingrandirlo, ed è un filmato che racconta proprio l'edificazione del palazzo. Questo perché davvero riveste un ruolo determinante nelle politiche del tempo. Il senatore Vernocchi aveva lasciato un fondo di 5 milioni di lire per costruire un palazzo dell'arte su un territorio di proprietà del comune di Milano, e quando c'è da decidere dove collocare appunto la nuova triennale, dando l'incarico a Muzio di stendere il progetto, si pensa proprio di allestirla all'interno del Palazzo dell'Arte. La triennale diventa luogo come se ci dobbiamo immaginare una fiera dove ci sono i padiglioni delle varie nazioni che vengono ospitate, e dove tutte le nazioni portano il meglio, le esperienze più moderne di quello che sono le architetture e gli oggetti dell'artigianato, un po' una sorta di proto-design, come invece lo definiremo oggi, che è una dei tratti caratteristici ancora della triennale, che ancora si svolge appunto a Milano. Vediamo qui le fasi della costruzione, della documentazione, e pensate che all'inaugurazione nel 1933, oltre a Mussolini, al re, partecipano tutta una serie di ministri dei paesi alleati. Partecipa per esempio Goebbels, sappiamo che viene invitato e inaugura uno dei padiglioni, e appunto tutta la regia dell'edizione della triennale di quell'anno viene affidata a Mario Sironi. L'edificio viene completamente ricostruito, c'è tutto un impianto figurativo sia di decorazioni scultoree, di interventi architettonici, ma la parte più importante e che interessa a noi è che nel salone d'onore, il salone principale dell'edificio, si decide di intervenire con tutta una serie di affreschi. L'esigenza di dipingere in grande, di tornare alla capacità dei maestri di un tempo di raccontare la modernità, in questo caso attraverso opere di grandi dimensioni. Vediamo qui
l'affresco che viene realizzato da Mario Sironi e che appunto è dedicato al lavoro, che però appunto, essendo una manifestazione effimera, la triennale, in realtà non è più conservato, perché al termine della manifestazione tutte le decorazioni sono state distrutte. In realtà sono state distrutte anche perché in realtà i pittori che vengono convocati a lavorare, a dipingere e ad affrescare le pareti, e vediamo qui, faccio un piccolo passaggio in avanti, questo è l'affresco realizzato da De Chirico, sulla sinistra vediamo i ponteggi e sul fondo è l'affresco realizzato da Campigli, e vengono poi invitati Carrà, Cagli, sono davvero, Funi è l'altro maestro che viene invitato nella Salone d'Onore, sono davvero i maggiori artisti del tempo, ma non hanno la confidenza con la tecnica dell'affresco. Inoltre decidono di utilizzare i materiali moderni che hanno bisogno di tempi diversi rispetto a quello che era l'affresco tradizionale. E quindi subito, a pochi giorni dall'inaugurazione, in realtà tutti gli affreschi presentano anche dei problemi conservativi importanti, con delle cadute di colore, con dei rigonfiamenti di umidità, e quindi da lì anche la necessità poi dopo di salvarli alla fine della manifestazione. Tornando all'affresco di Mario Sironi, appunto, abbiamo la rappresentazione del lavoro in realtà molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima. Qui è una composizione molto più ricca, molto più varia, non così ripartita come era nella carta del lavoro. Abbiamo sicuramente il soggetto, ancora la rappresentazione dell'uomo, della forza fisica, ma quello che ci porta lontano da un racconto oggettivo di quello che è la rappresentazione della modernità del tempo è la presenza di questo centauro in primo piano, che ci rimanda appunto a un ideale un po' diverso rispetto a quello che ci hanno abituato nella carta del lavoro. Quello che è rimasto è questo studio per la realizzazione dell'affresco, dove appunto però il centauro non compare, è ancora diverso, però abbiamo la rappresentazione della natura, come ci ha abituato nei quadri che abbiamo visto, tipo quello della ratura che abbiamo visto prima, ma che appunto le modalità compositive sono un po' poi diverse. Queste sono le fotografie del salone d'onore decorato, appunto con gli affreschi di tutti gli artisti che aderiscono e che partecipano al tempo alla realizzazione di questa grandissima impresa, un'impresa che porta anche tutta una serie di polemiche, perché se 1933 è l'anno in cui Mario Sironi, alla fine di questo intervento e di questa realizzazione di questi affreschi, arriva a scrivere il manifesto della pittura murale, tutta una serie di artisti avviano un dibattito sui giornali del tempo, dall'Ambrosiana Quadrante, con tutta una serie di articoli che si intitolano Muri ai pittori, cioè la necessità che sentono di raccontare attraverso questa nuova modalità pittorica, che però poi trova poco riscontro negli artifici decorativi che resteranno. Proprio anche le difficoltà tecniche portano a scegliere anche materiali diversi per le decorazioni di grandi dimensioni. Mario Sironi nel 1933 per la triennale appunto fa da regia, fa parte del direttorio, viene chiamato anche nel 1936 in occasione della sesta triennale, dove però non ha lo stesso ruolo che aveva nel 1933. Partecipa con un mosaico che adesso poi vedremo, ma non riesce ad entrare in sintonia con quella che è la tema presentato nel 1936. Infatti, mentre Sironi sostiene, come vi dicevo prima, l'unità delle arti tra architettura, aspetti decorativi, tutti gli apparati che devono far parte degli edifici che vengono costruiti, il 1936 invece è dominio dell'architettura razionalista, che è un altro tipo di movimento, il movimento razionalista, che rappresenta sicuramente l'architettura degli anni 30, ma che è molto più semplice nelle forme. Le Corbusier, per esempio, sostiene di non aver più bisogno di pittori e di scultori, perché l'architettura oramai ha raggiunto il massimo dell'espressione, e quindi difficilmente un artista come Sironi riesce a trovare spazio all'interno di una triennale che invece è proprio declinata in termini molto più moderni. Vi ho portato qui, oltre al manifesto
della sesta triennale anche l'immagine di quella che è la casa elettrica che viene presentata in uno dei padiglioni della sesta triennale dove fanno la comparsa i primi elettrodomestici. Infatti qui in basso c'è un aspirapolvere che viene presentato proprio come elemento di modernità di quegli anni. Quindi la triennale rappresenta davvero uno dei momenti di internazionalità. È stato anche un grande successo di pubblico, perché adesso vi faccio vedere l'inaugurazione che viene ripresa appunto nel 1936. Sono tutti filmati che sono dell'Archivio Storico Luce, che sono dei cinque giovenali della sesta esposizione internazionale delle arti decorative industriali e dell'architettura moderna, inaugurata da Sua Maestà il Re. Un po' di com'era la triennale, tenete conto che sono tutti padiglioni che poi dopo vengono distrutti, o comunque le opere ovviamente vengono conservate, però ha tutto un apparato e vedete come l'inaugurazione ha un momento di altissima ufficialità. Qui abbiamo il re che visita dei vari padiglioni, quello era De Pero, ci sono i massimi artisti che vengono così invitati e ogni nazione porta l'espressione che questo è il padiglione dell'Ungheria, sono ovviamente paesi che già negli anni, siamo nel 36, quindi che sono vicini alla politica dell'Italia di quegli anni, ma che davvero rappresentano la modernità del tempo. Questo è il salone d'onore dove prima c'erano le pitture che abbiamo visto, gli affreschi del 1933, che invece prendono tutto un altro apparato decorativo appunto nel 1936. Sironi partecipa in realtà con un mosaico e ancora una volta il soggetto di questo mosaico è l'Italia corporativa. Vedete, questi sono tutti gli ambienti della triennale, vedete, sono interni casalinghi, sono vasi, sono arredi, c'era la massima libertà di portare quella che era l'espressione dell'artigianato della propria nazione. Questa frammentaria visita con un'occhiata alla mostra dell'oreficeria italiana attraverso i secoli e fra i tanti capolavori espone anche la famosa saliera del Cellini del Museo Storico Artistico di Vienna. Questa è un'opera di Benvenuto Cellini, nel senso non solo, questa era una mostra d'arte sacra che era all'interno del... e però vedete il successo di pubblico all'inaugurazione. Sono davvero occasioni di massa, di uno spettacolo che davvero attira grande pubblico. E vi dicevo appunto, Mario Sironi presenta un mosaico, che me lo sono perso, scusate, che è questo, che appunto sono ancora le corporazioni, abbiamo ancora l'Italia al centro con tutte le attività e la celebrazione del lavoro e del lavorare, a cui si aggiunge la rappresentazione della famiglia che diventa un altro degli elementi importanti e cardine dell'ideologia fascista. E questo è un mosaico che invece si è salvato perché è stato composto di 8 parti smontabili e quindi è stato presentato in prima occasione alla Triennale del 36. Ma poi è stato portato a Parigi nel 1937 all'esposizione internazionale, quello che è l'Expo, dove la Spagna partecipava con l'esposizione de Guernica di Pablo Picasso. Capite che quindi queste esposizioni internazionali sono davvero dei momenti di grande confronto di espressioni moderne diverse. L'Italia porta Sironi, la Spagna, Picasso con questo quadro che davvero stravolge tutti i canoni artistici del tempo, e poi ci sono i padiglioni, di cui però non ci sono immagini, della Russia e della Germania, dove invece c'è proprio la propaganda totalitaria e quindi un'altra visione ancora. Sironi rappresenta sì l'ideologia fascista, ma ancora una libertà espressiva che riesce a mettere nelle sue opere. Attualmente questo mosaico è stato poi dopo trasportato dopo il 1937 all'interno del palazzo. Oh, avevo una foto.
Palazzo dei Giornali di Milano, dove appunto ancora adesso è conservato ed è un altro edificio realizzato da Marcello Piacentini. Ci restano anche i cartoni realizzati proprio per la realizzazione del mosaico, e qui vedete proprio la famiglia che vi dicevo prima e poi alcuni soggetti, e sono talmente belli questi cartoni, talmente realizzati e anche finiti, che oramai sono delle opere autonome, e spesso quando ci sono le mostre monografiche di Mario Sironi vengono inserite proprio come elementi che arricchiscono il racconto, proprio per dare quell'idea della poliedricità dell'artista. Per avvicinarci al nostro quadro, cosa succede? Mario Sironi quindi aderisce in pieno al fascismo, aderisce anche alla Repubblica Sociale. Quando il 25 aprile del 1945 Milano viene liberata, cerca di scappare, viene identificato durante un rastrellamento da un artista, Cascella, che però, riconoscendo il grande maestro, lo lascia andare. Riesce a fuggire da Milano sulla strada per Como, viene fermato da una pattuglia di partigiani, è proprio un posto di blocco, e anche qui riesce a salvarsi, perché tra i partigiani che lo fermano c'è un giovanissimo Gianni Rodari, antifascista convinto, che lo riconosce e che poi anni dopo ricorderà appunto come non essere riuscito a bloccarlo, ad aver concesso a Sironi un lascia passare proprio nel nome dell'arte, riconoscendo la grandezza di un artista, anche se allineato proprio con il movimento fascista. I primi anni del secondo dopoguerra sono sicuramente anni molto difficili, sono anni che, oltre alle delusioni degli ideali politici e anche sociali in cui aveva creduto, vedono nel 1948 il suicidio di una delle due figlie, Rossana. Lo stesso Mario Sironi aveva sofferto sempre di grandi depressioni, quindi sono davvero anni di grande difficoltà, ma sono anni in cui continua comunque a lavorare e a produrre. Non tanto appoggiato dalla critica, che ovviamente prende le distanze e non è più un artista protagonista delle principali manifestazioni del tempo, ma continua ad essere sostenuto da galleristi, ma soprattutto da collezionisti. I suoi modi pittorici cambiano decisamente, le composizioni maestose, questa è ancora una figura di uomini così grandiosi, così come anche questa è una scultura che si rifà a un bassorilievo che lui aveva realizzato negli anni precedenti alla guerra, ma ci servono a capire come nelle composizioni di misure minore, queste sono opere da cavalletto, sono opere di dimensioni più o meno simili a questo, come la partizione proprio del dipinto sente ancora di quella che era l'arte grandiosa che aveva realizzato negli anni 30, e quindi, come anche appunto nel lavoro, il dipinto viene ancora diviso come se fosse un affresco decorativo di grandi dimensioni, e abbiamo la storia che si divide in tutta una serie di racconti che si affiancano. E così le composizioni sono i titoli che hanno queste opere che realizza tra il 45 e i primi anni 50, ci portano appunto alla realizzazione di opere come quella del lavoro. Verzocchi aveva chiesto agli artisti appunto di rappresentare il lavoro e di rappresentare il mattone. Cosa decide di fare Sironi? Come vi ho detto appunto, la composizione oramai è divisa, è un racconto che si divide in episodi, un po' come era avvenuto nella carta del lavoro, come era avvenuto negli affreschi, e quindi mette il lavoro, non più però, non so se vi ricordate come abbiamo visto l'architetto, il pescivendolo, con delle forme così composte, ma è come se fosse schiacciato, compresso all'interno di questo rettangolo che si dedica appunto alla lavorazione dei mattoni. Il mattone è messo qui, in questa parte che è più decorativa forse, che ci rimanda forse a qualche scultura antica in queste sembianze, e poi nella parte sotto c'è la casa forse del muratore che lavora o dell'operaio che a questo si dedica, con una natura davvero ridotta ai minimi termini. Abbiamo
erano semplicemente un albero con pochissime fronde, e all'interno poi di un paesaggio che ci può ricordare quasi una grotta, su cui sono incise le raffigurazioni di qualcosa, di un soggetto che ci rimanda sempre a degli apparati decorativi che noi abbiamo visto, che abbiamo rappresentato. Ritorna quindi in questa composizione, che è sicuramente una composizione grandiosa, seppur in dimensione, un quadro che ha un lato massimo di 100 cm, credo forse 70, e però abbiamo la grandiosità di quello che è il repertorio che Mario Sironi aveva compiuto e realizzato nel corso degli anni precedenti, una monumentalità che noi ritroviamo proprio nella dimensione e nella partitura. Vi dicevo all'inizio che Sironi è anche ingegnere e anche architetto, e proprio nella composizione delle forme delle sue opere questo emerge e lo si vede in modo particolare. Io ho finito la carrellata dedicata al lavoro di Mario Sironi e vi ringrazio molto per l'attenzione. Meritava una grande narrazione.